fatto è che tutti assieme, noi, le grandi forze della democrazia e del progresso, rilanceremo il sogno di un'Europa politica, sovrana, forte della sua civiltà, aperta verso il mondo. Dopo l'euro non si va indietro, si va avanti, avanti! Perché l'euro non è la malattia è l'Europa delle destre, l'Europa azzoppata dalle destre. L'Europa della signora Merkel e del signor Sarkozy. Quanto a Berlusconi, lui nella tragedia si è ritagliato un posto, ma solo nelle vignette di satira. E sia chiaro che anche di questa vergogna dovrà rispondere. La destra, dunque, non altri, ha messo in ginocchio l'Europa.